Solare è un sistema planetario, ovvero i pianeti orbitano attorno al Sole ed è costituito da vari corpi celesti mantenuti in orbita dalla forza gravitazionale del Sole. Il nostro pianeta è tra i più piccoli ed ha un diametro di 12.130 unità astronomiche, dove però è presente la vita. I pianeti che orbitano attorno al Sole sono 8 e sono Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Questo è proprio l'ordine di pianeti in base alla distanza dal Sole. La Terra è quindi il terzo pianeta più vicino al Sole. La Terra fa parte di questo sistema ed è un granello di sabbia rispetto all'intero universo. Scopriamo adesso le componenti chimiche del Sistema Solare. Circa l'80% è formato da idrogeno ed elio primordiale, concentrato soprattutto nel Sole. I pianeti hanno componenti chimiche diverse tra di loro. Come detto, hanno varie dimensioni e cambiano anche le temperature interne. Si distinguono due gruppi di pianeti. Quelli di tipo terrestre, ossia Mercurio, Venere, Terra e Marte, e quelli di tipo gassosi o gioviani, Giove, Saturno, Nettuno e Urano. Esaminando la loro composizione, i pianeti terrestri sono caratterizzati da rocce e metalli, mentre i gioviani da elio. Il Sistema Solare comprende anche altri corpi, come i satelliti o le comete. Ruotano i primi attorno ai pianeti e i secondi attorno al Sole. I pianeti terrestri sono prevalentemente rocciosi ed hanno pochi o nessun satellite e non hanno anelli planetari attorno. Posseggono un'atmosfera e sono caratterizzati da placche tettoniche e crateri. Sono dunque costituiti da sostanze aventi un alto punto di fusione, come i silicati che costituiscono le croste e i mantelli, e metalli come ferro e nichel, che costituiscono il loro nucleo. I pianeti gioviani insieme costituiscono il 99% della massa che orbita attorno al Sole. Giove e Saturno sono costituiti prevalentemente da idrogeno ed elio, mentre Urano e Nettuno sono formati da ghiaccio.
Tutti i pianeti gioviani hanno gli anelli, l'unico anello osservabile dalla Terra è quello di Saturno. Scopriamo un po' meglio i quattro pianeti terrestri. Marte è più piccolo della Terra, ha un'atmosfera tenue ed è composta da anidride carbonica. Il colore rosso è dovuto alla ruggine dei metalli ferrosi nel suolo. Mercurio è il pianeta più piccolo di tutti, essendo molto vicino al Sole non ha atmosfera, ma solo una piccola parte di gas dovuto dall'interazione del vento solare con la sua superficie. La Terra è il pianeta diverso da tutti. C'è vita ed è composta dal 21% di ossigeno. Possiede un satellite, la Luna. Essa è illuminata dai raggi del Sole e in base ai raggi cambia sempre aspetto. Questi cambiamenti prendono il nome di fasi lunari. Crescente quando è più illuminata, viceversa viene detta calante. La Terra è anche caratterizzata da placche tettoniche e dall'idrosfera. Venere, come dimensione, è molto simile alla Terra, inoltre possiede anche una sua atmosfera. L'attività della superficie rende evidente la presenza di attività geologica. La temperatura interna è di 450 gradi. Adesso scopriamo gli altri quattro pianeti gioviani. Giove è il pianeta più grande, esso è un pianeta gassoso e dista 778 milioni di chilometri dal Sole. Per compiere un'orbita completa impiega 12 anni terrestri. Saturno è conosciuto grazie al suo sistema di anelli, è molto simile a Giove per la sua composizione atmosferica e ha 82 satelliti. Nettuno è leggermente più piccolo di Urano, ma più massiccio e più denso. Ha 13 satelliti e geologicamente è un pianeta attivo. Ha geyser che lanciano in aria in intermittenza azoto liquido. Infine, Urano è il pianeta più esterno del Sistema Solare ed è meno massiccio. Ha 27 satelliti ed orbita attorno al Sole con un'inclinazione assiale di 90 gradi rispetto all'eclittica. Nel Sistema Solare sono presenti anche le comete, considerate corpi minori del Sistema e formate da ghiaccio, e asteroidi o meteoriti, anche loro piccoli corpi del Sistema, escluso Cerere, formate da rocce e metalli, si pensa siano residui del Sistema. Cerere è il più grande corpo della fascia degli asteroidi ed è classificato come pianeta nano. Infine il Sole è la stella madre di questo sistema, tutti i pianeti dunque sono i suoi figli. La grande massa permette di sostenere la fusione nucleare, rilasciando così enormi quantità di energia. Ecco quindi come è formato il Sistema Solare nell'infinito universo. Universo che non saremo mai in grado di scoprirlo tutto. Un universo formato da tante meraviglie. Così tante meraviglie che non potremo conoscerle tutte.